in questa nostra, diciamo, escursione, ormai, perché di quello si tratta, abbiamo trovato soltanto 3 strutture aperte qui, girando dal Vomero fino al centro storico. Poi continueremo questo nostro giro fino a Piazza Garibaldi. Solo 3 strutture aperte. Uno disperato non ha voluto neanche rilasciare nessun genere di dichiarazioni. Altri 2 li vedrete nel servizio che vi proporremo. Perfetto, siamo a Piazza del Gesù, siamo in compagnia di Maurizio, proprietario del bellissimo bar, devo dire, del Caffè Moscati. Maurizio, il primo giorno, fase 2, come la stai vivendo? Per adesso ci hanno chiamato 3-4 persone per la vendita online, telefonicamente. E purtroppo stiamo vedendo di riavviare così. Ci abbiamo incassato 3 euro. Giusto. Perfetto. Maurizio, ascolta, io vedo che ci sta anche un tuo dipendente all'interno. Quanti ne siete oggi a lavorare? 2 persone, io e un dipendente. Perfetto. Quindi vuol dire che oggi starai prendendo un po' di soldi dalla tua tasca e li starai rimettendoci. Giusto, per fare la presenza del nostro locale, per fare in modo di per questa ripartenza. E speriamo bene. Ascolta, ultima domanda, poi ti lascio al tuo non far niente, perché è vuoto il locale. Voglio dire, ne valsa la pena, ne vale la pena? Secondo te la gestione è stata corretta? Per adesso no, per adesso non vale la pena. Sperando che vedo questo giorno come va, domani, se no richiudiamo un'altra volta come avevamo fatto prima. Come dicevamo, abbiamo sentito già altri operatori del settore del bar, dei bar e delle pasticcerie. Oggi siamo ospiti del dottor Antonio Ferrieri, con il quale stavamo discutendo prima a telecamere spente di quello che sono i danni ricevuti sia dall'azienda sia dal personale che lavorava e che dovrebbe probabilmente rientrare a lavorare dopo questo lungo periodo di sosta. Dottor Ferrieri, quanti dipendenti ha lei? Allora, noi abbiamo 80 dipendenti, 80 famiglie che collaborano con noi, e che noi fino a poco tempo fa riuscivamo a soddisfare le loro esigenze. Oggi non sappiamo se noi riusciremo a continuargli un futuro nella nostra azienda. Attualmente sono in cassa integrazione. Attualmente sono in cassa integrazione, sì, stanno percependo quando li avranno. Certo. Lei considera che comunque molti di loro addirittura stanno in difficoltà pur di mettere un piatto a tavola. Io sono costretto a intervenire purtroppo economicamente per far sì che almeno loro possano avere un po' di ossigeno e non patiscono, insomma, molto questo periodo, chiaramente, che è talmente doloroso da parte di tutti quanti. Lei ieri ha alzato la sarracinesca, come si dice nel gergo, no? Sì. Quanti dipendenti ha chiamato? Allora, noi abbiamo tolto 2 pasticcieri più un magazziniere, uno che fa le consegne esternamente. Sono 3 persone che noi a fine mese, chiaramente, ci stiamo ancora aggravando dello stipendio di queste 3 persone, nonostante ciò, tutti i danni che abbiamo avuto precedentemente, stando chiuso. Il lavoro che sta arrivando non corrisponde neanche, allora, a un... Il lavoro che sta arrivando è irrisorio per 2 motivi. Prima, perché nelle case non ci stanno soldi. Secondo, fortunatamente, ed è stato pure bello questo, sentire che in tutte le case, chiaramente, bene o male, si dilettavano a fare i dolci. Poi guardiamo in faccia la realtà: il dolce è un lusso, certo. Non è chiaramente un'esigenza di vita, allora di conseguenza non tutti se lo possono permettere. Sicuramente il mercato così si va a stringere. Però ha detto una cosa molto bella, dottor Ferrieri: il dolce è un lusso, però sia la televisione, che sicuramente lei sta seguendo, che tutti gli organi di informazione stanno bombardando i cittadini: attenti a questo, non uscite di casa. Il dolce ha una funzione sociale importante, perché assaporare un dolce fatto bene, quelli fatti in casa sono anche io ogni tanto, vicino, ma un dolce vero, come la pizza vera per esempio, dà quel senso di libertà psicologica. Quindi lei forse non ci ha manco pensato, esercita una funzione sociale di primaria importanza.
perché il dolce proprio, non solo come dolce fatto, ma la dolcezza porta al benessere mentale. Io ne ho parlato con una psicologa, perciò mi permetto di, che lei conosce anche, che è venuta in trasmissione da noi. Quindi io dico che lei sta facendo uno straordinario lavoro, come no, sempre. Ma lei sta dicendo una cosa bellissima, pure perché il cliente maggiormente, perché il nostro lavoro è l'80 e il 90% nei nostri negozi, perché c'è quel contatto chiaramente con il cliente, con il dolce, che lo vede, lo ammira, lo inizia, bene o male, esatto, sì, a sentire i sapori, cioè gli odori più che immagina i sapori. Immagina già di mangiarle, esatto, di degustarle, di vede conseguenza. Lei sì. Esercita una funzione sociale di straordinaria importanza. Io ne parlavo, io non so se lei lo sa, perché poi ci incrociamo anche sui social. Io sono un appassionato di cucina, ogni tanto faccio anche la pizza, però io non vedo l'ora che finalmente possano arrivare le pizze vere, non fatte in casa, perché hanno un profumo, un odore, un sapore completamente diverso. Ritorniamo a noi, stavamo parlando di, invece, nota dolente, lei sta mettendo mano nel cassetto per mantenere viva l'azienda, per sostenere anche questi giovani che abbiamo visto, che stanno lavorando qua oggi, già da ieri. Io non voglio sapere, non mi interessa, né forse interesserà ai nostri telespettatori, ma in percentuale che tipo di perdite lei ha registrato in questo corso di chiusura? Allora, diciamo, premettiamo che a noi riaprire più che altre per riniziare a mettere in moto un'altra volta, chiaramente. Anche una forma quello, di rispetto, esatto, dei clienti. Sì. Ma principalmente noi abbiamo riaperto solo ed esclusivamente perché noi avevamo un dovere nei confronti dei nostri clienti. Chiaramente noi siamo un'azienda di servizi ed è giusto che noi, come abbiamo dei benefici nei momenti buoni, chiaramente pure nei momenti cattivi noi dobbiamo essere presenti a dare servizio a chi crede in noi, a chi crede nella nostra azienda. E questa è la qualità anche dell'azienda, oltre che dei prodotti. Un'azienda di qualità cura tutti questi aspetti. Io credo che lo facciano anche altri, però lei è un nome rinomatissimo nella città di Napoli. Io penso una cosa, consentendo, tutti coloro che hanno aperto in questo periodo, sicuramente, probabilmente chi per un motivo, chi per altro, io non so quali sono i motivi che maggiormente ognuno di noi spinge a fare una cosa del genere, ma sicuramente non è un business economico. Tutti aprono maggiormente per dare qualcosa, chiaramente, a chi crede, principalmente a chi è un dovere nostro, che nella nostra azienda chiaramente noi diamo il massimo. E chiaramente noi dobbiamo dare il massimo ugualmente pure a chi crede, i nostri clienti, a tutti coloro che credono nella nostra azienda. Ultima domanda, poi la lascio alle sue attività, sulle amministrazioni locali, sulle parti sociali che sono venute meno e soprattutto sull'azione di governo. Secondo lei è stata sufficiente l'azione di queste tre strutture, governo locale, no, e parti sociali? No, sicuramente loro probabilmente non hanno soldi e stanno cercando di fare e di dare un contentino ad ognuno di noi. Sicuramente è tutto poco. Oggi, per far sì che le aziende potrebbero rivivere, avremmo bisogno dei fondi perduti principalmente. E poi lei considera che le casse integrazione ancora tuttora, chiaramente i nostri operai stanno ancora che non hanno percepito ancora niente, spesso siamo costretti noi ad intervenire economicamente per far sì che questi qua almeno riescano a mettere un piatto a tavola. Siamo alla Camera di Commercio di Napoli, stiamo per sentire il Presidente della Camera, il Dottor Ciro Fiola, per vedere un attimino insieme a lui come stanno realmente le cose del commercio, ma soprattutto per verificare la funzione di questa fase 2. Seguite il servizio. Noi, prima di disturbare lei, abbiamo fatto in questi giorni una serie di proprio excursus con gli operatori della somministrazione
è una situazione veramente deprecabile. Certo, da lei non pretendiamo, non chiediamo soluzioni, come non le chiedono i suoi iscritti in quanto membri anche della Camera, però capire meglio è anche una sua opinione su come è stata gestita questa fase. Allora, io l'ho detto, è stata una fase un po' caotica perché ci siamo trovati di fronte a un nemico invisibile e quindi si sono dati contributi a pioggia a tutti. Adesso il governo deve fermarsi un attimo e deve capire che la ripresa probabilmente sarà più dolorosa della chiusura. Abbiamo dei comparti, non solo la ristorazione, che viene inquadrata più largamente nel turismo. Il turismo, ristoratori, albergatori, guide turistiche, bar e quant'altro, ma abbiamo anche altre categorie come quelle degli acconciatori, le estetiste e tanti altri, i venditori ambulanti. Oggi ci dobbiamo fermare un attimo e dobbiamo vedere come dare una mano per una ripresa che sarà dolorosa. L'appello che mi sento di fare ai cittadini: abbiamo agito in un modo corretto applicando alla lettera quello che ci è stato consigliato dai nostri rappresentanti istituzionali. Oggi dico, dobbiamo essere molto responsabili a tutela della nostra salute e di quelli che noi frequentiamo o incrociamo per strada. Quindi atteniamoci fermamente a quando ci diranno con le istruzioni sanitarie che ci daranno, altrimenti potremo trovarci di fronte a una catastrofe che difficilmente sarà recuperabile. Ultima domanda e la lascio libero perché so che è impegnatissima, anzi ringrazio ancora per la disponibilità. La domanda più frequente che ci è stata fatta è questa: è valsa la pena farci aprire con giustamente la distanza e tutti gli altri accorgimenti, però questo comporta una spesa, un costo superiore a quello che comporta stare chiusi? Io perciò dicevo, si debbono dare dei segnali forti a queste categorie che con l'apertura perderanno parte della loro azione. Faccio un esempio: un ristorante che aveva 100 posti a sedere oggi ne potrà usufruire 40, quindi è con quasi lo stesso personale. Allora noi dobbiamo fare in modo che gli dobbiamo dare un aiuto su quello che saranno gli importi, i carichi a queste imprese, sia sui dipendenti che sulle spese reali della loro azienda, almeno per 5-6 mesi, per tentare di arrivare a fine anno, che si spera possiamo trovarci di fronte a un vaccino o almeno a una cura per sconfiggere questo brutto male.